noia. Sono giù nelle fogne. A breve dovrei ripristinare la corrente. Ricevuto. Fatto, Cole. Appena pronto, dovresti indagare su un paio di faccende. Una potrebbe condurci a John. Dei pazzi squilibrati stanno mettendo a soqquadro la mia clinica. Puoi sistemarli tu. Per favore, devi inseguirli e riportare indietro le forniture. Thank you.
Sai che c'è pure un fan club di Cole? Seriamente, la gente qui deve avere un sacco di tempo libero. Grazie. Posso salvare molte vite con queste forniture. Gli ultimi sondaggi della CBB rivelano un sostegno senza precedenti al piano del governo federale in risposta alla tragedia di Empire City. Un buon 94% del pubblico americano crede che la quarantena abbia scongiurato un disastro di dimensioni epocali. L'81% ritiene inoltre che la vita a Empire City sia tornata pressoché normale. Il presidente ha usato prontamente i dati dei sondaggi per avallare le politiche della sua amministrazione, affermando che la gente che vive a Empire City può stare certa che il governo federale ha la situazione sotto controllo. I mietitori hanno piazzato una bomba nella stazione di polizia. Potrebbe esplodere a momenti. Devi disinnescarla. Quella bomba rischia di esplodere.
Potrei assorbirla e disinnescarla, ma potrei anche andarmene. Lasciare che esploda. A posto un quartiere e tutti scendono in strada a ballare e a pavoneggiarsi. Io cerco di dire loro che sono il tuo braccio destro e a qualcuno frega. No! Devi procurarmi dei poteri, amico. Grazie, amico. Quella bomba avrebbe ucciso molte persone. I miei titori stanno portando qui uno dei loro camion. Sta passando nel vicolo proprio ora. I miei titori stanno rapendo delle persone nel parco. Sono laggiù, presto! Perdonami. Non so come dire. Infinitamente. Thank you.
Fa freddo là fuori, soprattutto di notte. Riscaldatevi in ogni modo. Tagliate alberi, staccate il legno dagli edifici, raccogliete carta, usate i mobili. Se qualcosa può scaldare, bruciatela. Le vecchie regole sono superate, non valgono più. Voce della sopravvivenza, chiudo.